Allora, mi sentite? Penso di sì. Allora, mi scuso in anticipo se forse sarò o parlerò troppo, sarò un pochino formale, perché in realtà mi sono appuntata delle cose da dire, perché Carlo ha detto dici quello che vuoi tu e io non ho mai fatto una cosa del genere, quindi giustamente ho detto vabbè, proviamo a darci una quadra. Allora, il motivo per cui sono una delle persone che parla oggi, vabbè, sostanzialmente perché sono, come ha detto Carlo, essendo sua sorella, naturalmente sono cresciuta in una famiglia che purtroppo ha avuto a che fare col disagio mentale da, boh, forse da sempre. Io ero piccolissima, non mi ricordo nemmeno purtroppo una fase di normalità, tra 100.000 virgolette. E poi soprattutto anche perché in realtà io nella vita ho sempre fatto volontariato, ho sempre lavorato nelle Onlus e ho fatto un percorso lunghissimo negli scout laici, dove praticamente ero educatrice di ragazzi adolescenti che ad un certo punto nel libro vengono anche menzionati, in un passaggio che dopo non leggo, però menziono perché secondo me è importante. Allora, due parole proprio sul libro, ve l'ho detto che forse avrei potuto essere formale. E allora, è un libro molto veloce, cioè si fa leggere velocemente, ci si impiega poco, è una cosa molto positiva, secondo me. E praticamente una specie di timetable di quello che le persone che lavorano nel sociale, che lavorano nel terzo settore, hanno dovuto affrontare in quelli che sono stati i mesi della pandemia. Cioè io credo che Carlo, in quanto presidente di una cooperativa, magari avesse un punto di vista molto organizzativo, però io suppongo che tutte quante le persone che si sono ritrovate a contatto con questo genere di problematiche, che lavorano nel terzo settore, abbiano avuto le stesse sensazioni e comunque cioè, le stesse polemiche, gli stessi problemi, perché è vero che tutta quanta la parte sociale, la parte relazionale, tutto quello che è al di là del portafoglio e dell'addizione e sottrazione non è stata in generale considerata, purtroppo. Allora, difatti volevo menzionare quelle che secondo me sono state, cioè sono dei pezzi importanti che Carlo ha inserito. Allora, la prima cosa. Voi dovete sapere che io, fortunatamente, perché casa è piccola, il primo lockdown l'ho passato a Milano, quindi ero lontana da casa, però soprattutto lontana dalla campagna, nel primo lockdown fortunatamente non è stata martoriata tantissimo, mentre invece Milano ha subito molto. E nel leggere le cose che Carlo ha scritto che riguardavano il disagio, la solitudine in generale che si è provata nel primo periodo, e mi ci sono ritrovata molto e mi ci sono ritrovata anche pensando alle persone con le quali ho parlato che magari vivevano questa esperienza in Lombardia, quindi un posto molto lontano, con abitudini, una situazione, ripeto, fortunatamente che durante il primo lockdown Milano e Lombardia sono state molto prese, molto colpite, e comunque una situazione quindi molto distante. Però nonostante questo disagio che lui racconta è molto molto trasversale, secondo me è vero che ha colpito tutti quanti. Non soltanto i ragazzi che purtroppo soffrono di disagio mentale, ma soprattutto le persone più fragili, più sensibili. E lui a un certo punto menziona la questione della solitudine e il fatto che spesso e volentieri quando si sta male, quando si soffre di qualche problema che non è fisico ma è mentale, si tende a negarlo, si tende a dire butta avanti, butta avanti, si tende a fare vabbè, poi passa, poi passa. E questo è un atteggiamento che io ho visto molto, soprattutto nel primo periodo. Perché si diceva stringi i denti, canta la canzone cioè fuori al balcone, fai casino, buttala in caciara, che poi andrà tutto bene. Mentre invece, secondo me, una delle cose più importanti da fare è accettare quello che in quel momento era la situazione, accettare anche il disagio che si poteva provare, la sofferenza che si poteva sentire, la solitudine che tanto si sottolinea, per riuscire ad affrontarla davvero, per fare qualcosa al riguardo. Io non vi nascondo che stando lontana, tante cose fortunatamente non le ho vissute, ma contemporaneamente vivevo molto l'ansia, la tensione, perché comunque io so che essendo un familiare di una persona che purtroppo soffre un disagio psichico, io mi rendevo conto di quanto stare chiuso in casa potesse essere terribile. Carlo spesso e volentieri cita il fatto che nostro fratello Luigi ha come abitudine quella di fare le passeggiate per sfogare, per stare tranquillo, cercare di rilassarsi. Ed è una di quelle cose che a noi che siamo, tra virgolette, più sereni, perché non abbiamo il suo genere di disagio, di sofferenza, comunque ci fa rilassare e non potevamo fare. Un tipo di esigenza che tutti abbiamo sentito e non abbiamo potuto accontentare. E quindi io da lontano vivevo molto l'ansia, vivevo lo stress di sapere che mio fratello, ma così come tantissime altre persone, cioè riuscivo a immaginare che cosa potevano sentire
le persone che chiuse in casa soffrivano molto più di quanto potessi soffrire io, che, tra virgolette, ho una situazione comunque agiata, perché comunque sono in casa con il mio compagno, siamo solo in due, quindi già solo per quello, secondo me, è una situazione più semplice. E quindi quello è un passaggio che a me è piaciuto molto, perché ha sottolineato che in generale tutti quelli che soffrono di disagio psichico non sono stati considerati, ma proprio nella narrazione si è parlato moltissimo delle donne che subivano e che subiscono violenza domestica, ed è una cosa per me giustissima, perché uno di quei tabù di cui spesso fino a questi ultimi anni non si parlava. Però è ancora un tabù parlare delle persone che purtroppo soffrono di disagio psichico. Cioè, io penso a tutti, cioè io stando a scout ho incontrato tantissimi ragazzi che soffrivano di autismo e io non riuscivo a immaginare loro come potessero stare in quelle settimane chiuse in casa. E ogni tanto su internet partivano degli hashtag, delle cose per i ragazzi, i genitori dei figli di questi bambini che purtroppo. Però alla fine si rimaneva là, perché la narrazione, quella là pubblica, quella che si vedeva in TV, purtroppo questa parte un po' la dimenticava. E Carlo lo sottolinea, lo specifica, lo dice tantissime volte. E un'altra cosa che a me è piaciuta molto, che trovo sia importante, che lui ha sottolineato nel libro, è il fatto che durante la prima parte, poi fortunatamente un po' perché siamo, boh, un po' si è dimenticata la parte della socialità, però perché siamo dei, come dire, degli sciocchi, abbiamo visto infatti arrivata la seconda ondata. Però una cosa che lui sottolinea è che nella prima parte, nel primo lockdown, si è fatta molta attenzione a quello che era il contatto sociale oltre che fisico. E per le persone che soffrono, per la cooperativa, il contatto sociale era la prima cosa, era la cosa più importante. Era il modo in cui sostanzialmente i ragazzi normalizzavano quella che era la loro esperienza lavorativa, la loro esperienza col prossimo. E poi secondo me era stata in generale davvero l'originalità della cooperativa, lo sfizzicarello, del fatto che ci sia contatto col pubblico. E Carlo menziona questa cosa, la specifica, e dice come questa pandemia sostanzialmente abbia privato la cooperativa della sua arma più importante, della cosa più importante che lei fa. Cioè mettere i ragazzi a contatto con il pubblico, mettere delle persone che di solito verrebbero guardate storto, verrebbero guardate con fare sospettoso, in un contesto, in una situazione in cui invece vengono accolti con serenità e stesso loro si sentono accolti e si può parlare con il pubblico, che secondo me è importantissimo. E lui sottolinea che questa cosa purtroppo non c'è stata, non c'è potuta essere. È che è una delle cose delle quali ci dovremmo probabilmente preoccupare di più. Il fatto che in quello che sarà, quello che verrà nei prossimi mesi, quello che sarà il nuovo modo di gestire la normalità, dovrebbe ricominciare proprio da quello. Dovrebbe ricominciare dal fatto che il contatto sociale, parlare con le persone, cercare di normalizzare la comunicazione dovrebbe essere una delle prime cose sulle quali puntare, soprattutto nel trattare ragazzi che purtroppo soffrono di malattie mentali. E una cosa che lui ha scritto che a me è piaciuta molto, alla quale io non avevo mai pensato, è che la cooperativa in effetti ha 12 anni, sono tanti. E quindi ci sono ragazzi piccini che a Corso Vittorio Emanuele, che è comunque una zona sia benessere sia no, perché esattamente in mezzo si può dire, ci sono tantissimi anche ragazzini che sono entrati a contatto con persone che comunque soffrono e per loro è la normalità, cioè per loro è assolutamente normale. Cioè hanno un esempio positivo molto molto importante del fatto che avere un problema come quello di mio fratello, come quello di tanti altri ragazzi, non vuol dire che sostanzialmente ti devi chiudere in casa. Puoi lavorare, puoi stare bene, puoi avere delle amicizie, puoi avere dei fidanzati, puoi fare tantissime cose, naturalmente a modo tuo. E io non ci avevo mai pensato che in effetti ci sono, cioè io con questa cosa ci sono cresciuta. Però ci sono moltissime persone che, anche i miei amici, che non hanno la minima idea di che cosa significhi, ai quali è capitato che fosse molto difficile dover spiegare qual era la situazione che comunque vivevo o che comunque c'era in casa, perché giustamente non avevano mai avuto un esempio di quello che significa avere un sofferente psichico in casa. E invece, stando lì da più di 10 anni, la cooperativa ha fornito a tantissimi ragazzi che non avrebbero mai avuto magari contatto con questo mondo un esempio positivo di come può essere gestita una cosa del genere. E secondo me quello è fondamentale ed è importantissimo, perché questo genere di esempi positivi in quella che è la narrazione pubblica, ma anche i film, i telefilm, quello che vuoi tu, non c'è, in generale è poco presente, si ha sempre molto timore del disagio psichico.
E a questo punto io in realtà più o meno, pezzi e bocconi, ho detto quello che volevo dire, però c'era un pezzettino che secondo me è il messaggio che è bello, che secondo me è il libro, la raccolta di pensieri di Carlo Manda, che voleva addirittura leggere, perché secondo me è il punto di forza in generale, il punto dal quale con le nostre energie soltanto, cioè soltanto da là si dovrebbe partire. E dice, Carlo scrive: dobbiamo inventarci dei modi per stare insieme. Dobbiamo dare valore ai cosiddetti beni relazionali e capire il peso che hanno nella nostra vita. Se dobbiamo compiere un'azione che ci sembra sacrificio, che sia economico, che sia personale, lo dobbiamo fare, impegnandoci a donare. E in questo caso lui specifica, è una frase che ho trovato molto bella, che il dono non è semplice donazione materiale, ma è un momento di reciprocità e di relazione. Io ho fatto volontariato tanto tempo e mi sono resa conto che una delle prime cose che serve nel volontariato, sì, donazione inteso come materiale, che purtroppo la stampo, però una cosa che vedevo fortissimo è che la donazione di un momento, come ci vuole, reciprocità e qualche cosa che sia immateriale, che sia relazione. E quello che alla fine poi ti resta di più è che obiettivamente, se ognuno di noi avessimo modo, avessimo le energie per farlo, probabilmente non ci sarebbe nemmeno bisogno di un terzo settore, perché le cose funzionerebbero molto meglio se ognuno dedicasse un pezzettino di sé a fare una cosa del genere. E sono stata un pochino prolissa, un pochino vaga, scusatemi, ve l'ho detto la prima volta, facevo una cosa così. E non so se volete farmi qualche domanda su quelle che sono state le cose che ho detto, oppure se sono stata chiara.